le ruote stando a contatto col terreno si sporcano particolarmente. C'è poi un problema particolare che è legato alla polvere di ferro che viene letteralmente sparata sulla superficie del cerchio anche a temperature molto elevate, quindi tende ad incollarsi e diventa molto molto difficile da rimuovere successivamente. Un'altra questione è che i cerchi non sempre vengono puliti con regolarità e quindi questo tipo di sporco tende ad incrostarsi e diventare sempre più difficile e ostico da rimuovere. Esistono però dei prodotti studiati specificamente per risolvere questo problema che riescono ad intercettare proprio le particelle di ferro senza andare ad intaccare la superficie del cerchio. Questa operazione va effettuata con i cerchioni freddi, quindi assicuriamoci che la temperatura sia temperatura ambiente, meglio lavorare all'ombra, in questo caso il sole è appena tiepido e quindi possiamo correre questo rischio. Come procedere? Prendiamo il nostro prodotto e spruzziamo direttamente sulla superficie del cerchio. Se il cerchio è molto molto sporco è preferibile effettuare un lavaggio preventivo, in questo caso possiamo lavorare direttamente. Copriamo bene tutta la superficie, magari cerchiamo di evitare le pinze che potrebbero essere sensibili se non verniciate e lasciamo agire per un paio di minuti circa. Vediamo che lentamente il prodotto cambia colore, vedete che sta diventando violaceo e questo significa che sta effettivamente intercettando delle particelle di ferro, quelle delle pastiglie dei freni, e le sta dissolvendo senza però andare a intaccare la superficie del cerchio. Non bisogna lasciarlo asciugare, quindi al massimo un paio di minuti, d'inverno magari c'è un pochino di margine. Nel caso riapplichiamo in modo che rimanga sempre coperto dal prodotto. E volendo ci possiamo aiutare anche con una spazzolina per rimuovere le incrostazioni più ostinate oppure per raggiungere le zone più nascoste. Vediamo che il prodotto sta facendo il suo lavoro, ora sono passati un paio di minuti e risciacquiamo abbondantemente per eliminare tutti i residui. Vedete quanto materiale si è staccato. Se lo sporco è particolarmente ostinato, si può ripetere l'operazione tutte le volte che è necessario. Il risultato è assolutamente soddisfacente, come vedete il nostro cerchio è tornato splendente, quasi come se fosse nuovo. Per la pulizia ordinaria dei cerchi consigliamo il pulitore cerchi e gomme che avevamo visto nel corso della seconda puntata di questa serie. Invece, per la decontaminazione, quindi la pulizia straordinaria, da effettuarsi almeno ogni 3 mesi in base anche al chilometraggio, consigliamo il kit Regenera Cerchi. Però ricordatevi che se utilizzate questo tipo di prodotto con maggiore frequenza, per esempio un'idea potrebbe essere quella di utilizzarlo nel cambio stagionale, estate-inverno, soprattutto se si tratta di un'auto d'epoca, spesso le auto d'epoca vengono tenute al chiuso d'inverno, quindi facendolo un paio di volte all'anno chiaramente diventa molto meno impegnativo, la quantità di materiale da rimuovere sarà inferiore e quindi il cerchio si manterrà sempre molto più pulito.